La specificità del modello italiano, rivela il rapporto Censis, è l'evidente scadimento dell'immagine femminile in televisione, nella cartellonistica stradale, nella pubblicità, sui quotidiani e sui periodici. La fiction, rivela il rapporto, è invece il genere televisivo che più e meglio di tanti altri tenta di intercettare il cambiamento sociale che ha interessato l'universo femminile, ma ovviamente non basta. Nel 1987 viene costituita la Commissione Pari Opportunità della RAI fino ad arrivare al significativo ampliamento a tutte le strutture aziendali e regionali nel 2004. Nel 1997 la Commissione di Vigilanza RAI approva l'atto di indirizzo Donne e trasmissioni televisive che porterà alla circolare della Direzione Generale della RAI del 18 settembre 1997 e al progetto Donna di RAI International, realizzato in RAI su format sperimentali di programmi radiofonici. Nel 2001 si costituisce un think tank nella rete Gender Portrait, formato da operatrici ed esperte della comunicazione esterne ed interne alla RAI. Si fa strada l'idea che non basti più un gruppo di programmi, ma una struttura che dia stabilità e visibilità all'informazione qualificata sulla donna. Il circolo Guidotti interno alla RAI chiede la formazione della struttura RAI Donna. Formazione della struttura RAI Donna. RAI Donna. RAI Donna. Nel 2003, nell'ambito della discussione in Parlamento sul riassetto del sistema radiotelevisivo, il Governo accoglie una serie di ordini del giorno volti alla creazione di una specifica struttura che produca programmi trasversalmente trasmessi su tutte le reti che evidenzino il contributo artistico, culturale, scientifico e politico che le donne hanno dato nel corso dei secoli. Nello spirito della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che ci impone leggi ed azioni positive per favorire le pari opportunità tra uomini e donne, la mozione che ci avviamo a votare invita la RAI alla creazione della struttura RAI Donna, a creare una testata giornalistica televisiva e radiofonica e uno spazio web e a potenziare i progetti già esistenti per le pari opportunità. Dico che da un accordo intervenuto proprio questa mattina con il sottosegretario che rappresenta qui il governo, la mozione viene modificata, o meglio, integrata nei punti 3 e 4 del dispositivo, laddove si dice che questo obiettivo sarà raggiunto in prospettiva per quello che attiene la struttura e in un prossimo futuro per quello che attiene le testate giornalistiche. Del resto, esistono in Italia precedenti illustri per quello che riguarda il settore giornalistico della carta stampata. I due maggiori quotidiani, il Corriere della Sera e La Repubblica, hanno prodotto già da qualche anno due allegati che hanno le medesime finalità: la presentazione di un'immagine femminile più qualificata e vera, non stereotipata e commerciale, la acquisizione della normalità della compresenza storica in campo artistico, culturale, scientifico, politico e sociale nell'ambito della visione e della ricezione del pubblico. Ora la senatrice Franco illustra la mozione numero 136. Prego. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, il problema della rappresentazione della donna nei media non è un problema che si possa più trascurare. Esso assume tanto più rilievo quanto più le donne acquisiscono competenze e assumono ruoli importanti nella società e nelle professioni. Rispetto a una domanda di empowerment femminile, di riconoscimento del nuovo protagonismo nella società, nei media c'è una risposta che tende a rappresentarla pressoché esclusivamente secondo un'immagine stereotipata,
legata a ruoli subordinati e, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità, al richiamo ossessivo alla perfezione fisica, che crea, tra l'altro, non pochi problemi psicologici nelle giovani donne. Ha richiamato su questo l'attenzione anche il Comitato di Autoregolamentazione per il Codice TV e Minori, sottolineando come il modo in cui la TV rappresenta la donna ha un effetto enorme sia su come lei percepisce se stessa in rapporto agli uomini e al contesto sociale, sia sulla percezione che delle donne hanno gli uomini e i minori. Riteniamo che questo sia il momento per operare una svolta, per richiamare tutti i media, ma soprattutto le televisioni, a un maggiore rispetto della dignità delle donne, a una rappresentazione più fedele della nuova realtà in cui agiscono le donne. Tutte le statistiche ci dicono che le donne oggi sono più istruite degli uomini, più laureate, più impegnate nelle professioni, nell'imprenditoria, nella produzione culturale. Aspirano a essere padrone della loro vita, protagoniste nei settori in cui operano, non più sottomesse e in ruoli subordinati. Soprattutto non accettano più di essere rappresentate secondo un'immagine stereotipata di una figura che si trova a suo agio solo nel ruolo di chi è preoccupato prevalentemente della sua immagine estetica in funzione della seduzione erotica. Chiediamo che possano emergere l'intelligenza e la creatività, le loro capacità intellettuali e di innovazione. Le donne vogliono essere, non solo apparire. È necessaria un'iniziativa più forte ed efficace per promuovere una diversa cultura della comunicazione sulla donna. Questo è il problema oggi, una nuova cultura della comunicazione sulla donna, che sia di promozione, di rappresentazione di una figura complessa che è mutata nel tempo, è diventata soggetto consapevole delle sue libertà e dei suoi diritti. Prima di tutto, il diritto previsto dalla nostra Costituzione a non essere discriminata. C'è una moderna libertà femminile che chiede di essere riconosciuta e rappresentata anche nei media. L'indagine Censis, già richiamata dalla collega Allegrini, che è stata svolta nell'ambito del progetto Donne e Media in Europa, ha dimostrato chiaramente che la TV fornisce un'immagine distorta della donna oggi, dei suoi problemi, che sono tanti e diversi, delle sue aspirazioni, delle sue consapevolezze. Il tema al quale le donne vengono per lo più associate nel 38% dei casi è quello della moda e dello spettacolo, collegato di nuovo a quello della bellezza. Ma la ragione vera della rappresentazione distorta dell'immagine femminile nei media è frutto anche di una cultura che conserva ancora tratti patriarcali nella concezione del rapporto fra i due generi, che consente un uso consumistico del corpo e dell'immagine della donna, oscurando le nuove realtà e le nuove culture che le donne hanno costruito nel tempo. E quindi noi chiediamo al Governo di assumere le iniziative necessarie affinché il sistema radiotelevisivo pubblico svolga un'opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, finalizzata ad una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne e alla rimozione di espressioni di discriminazione degli stereotipi lesivi della sua dignità. Le donne in carriera nel settore della comunicazione in generale, raggiungono sempre più spesso i vertici della piramide. Oggi circa il 77,8% dei dirigenti dell'area comunicazione e il 55,6% dei responsabili degli uffici stampa sono donne.